Penso che se ce l'avessi avuta io a 10-12 anni avrei passato giornate intere a creare modellini e sculture. Dopo averla scoperta e provata, posso dire che non c'è età per la penna 3D. Pensate che oggi a 21 anni ho riscoperto un po' di quella sana e genuina creatività che tutti noi da bambini abbiamo. Io la sfogavo un po' nel disegno, in piccoli lavoretti con legno e nelle costruzioni coi Lego a volte, ma credo che se avessi avuto questa sarebbe sicuramente diventata il mio passatempo preferito. Ma come funziona quindi questa penna stravagante, vi chiederete? Beh, in realtà è semplicissimo. La punta della penna è un ugello che si scalda fino a raggiungere una temperatura preimpostata, un po' come una colla a caldo, insomma. Quando la penna poi è in temperatura, viene inserito un filamento di PLA che, passando attraverso l'ugello, si scalda e diventa malleabile. Dopo una manciata di secondi, il filamento si irrigidisce e torna plastica dura. In questo modo possiamo letteralmente disegnare nell'aria, oppure creare dei pezzi separati da incollare insieme successivamente con estrema facilità. Qui sotto in descrizione c'è il link per visitare la pagina della penna che ho acquistato io su Amazon. L'ho acquistata dall'unico venditore italiano con una pagina comprensibile e soprattutto con le istruzioni in italiano. Ma la vera figata è che sulla scatola troverete un codice QR che vi darà accesso a un'utilissima guida di 30 pagine che potete tranquillamente scaricare e stampare. Al suo interno troverete le istruzioni d'uso con un sacco di foto, una selezione di consigli pratici e, a mio avviso, utilissimi per imparare velocemente ad utilizzarla. E alla fine vi sono anche dei progetti simpatici da realizzare con famiglia e amici. Inoltre, qualora aveste bisogno di aiuto o anche semplicemente per chiarire qualsiasi dubbio, potete scrivere un'email o mandare un messaggio WhatsApp all'assistenza che vi risponderà in meno di 24 ore. Nel complesso il prodotto è ottimo e per una spesa di 30-40 euro, soprattutto per un bambino di 9, 10, 11 anni, il divertimento è assicurato. Andiamo a scoprire cosa troviamo all'interno della confezione. 36 metri di filamenti PLA, più che sufficienti per imparare ad utilizzarla e per fare le prime sculture. 3 stencil plastificati, ottimo per iniziare a prenderci un po' la mano, ovviamente il manuale d'uso in italiano con tutte le indicazioni per un corretto utilizzo, con tanto di illustrazioni con i relativi comandi. Mi raccomando, leggete sempre attentamente anche le avvertenze che sono poste dietro alle istruzioni per un utilizzo più consapevole e in sicurezza. Troviamo anche un biglietto di ringraziamento dove trovate nuovamente il QR per la guida e l'indirizzo mail per l'assistenza, 2 protezioni gommate per le dita, il portapenna, l'alimentatore di corrente e finalmente la nostra penna 3D. Il design, come potete vedere, è molto semplice. Sulla penna troviamo il regolatore di velocità per l'estrusione, i pulsanti di caricamento e scarico del filamento e 2 pulsanti per la regolazione della temperatura. Per chi fosse interessato all'acquisto, vi mostro ora un mini tutorial su come utilizzarla, altrimenti scorrete avanti per vedere le mie prime sculture. Come prima cosa colleghiamo l'alimentatore, dopodiché possiamo selezionare il tipo di filamento da utilizzare, PLA o ABS, ma nel nostro caso lasceremo sempre PLA. Per avviare il riscaldamento basta premere sul pulsante di carico. Dopo circa un minuto la penna raggiunge la temperatura preimpostata per il PLA e poi, quando la penna è pronta, il LED rosso diventa verde. A questo punto possiamo iniziare a regolare la temperatura manualmente, nella maggior parte dei casi non ce n'è bisogno, ma all'occorrenza potrebbe essere utile adattare meglio la temperatura a colori diversi. In ogni caso è tutto spiegato molto bene nelle istruzioni. Bene, ora che è tutto pronto possiamo scegliere un colore, separiamolo dagli altri e inseriamolo appena nella penna. Mi raccomando, non va spinto ma semplicemente appoggiato. Schiacciando velocemente 2 volte sul pulsante di caricamento attiveremo l'estrusione continua e dopo qualche secondo vedremo il filamento uscire dall'ugello. Non preoccupatevi se all'inizio sentite un po' di odore di plastica, è normale, poi scompare. Per interrompere l'estrusione basta premere una volta sul pulsante di caricamento e se vedete un po' di PLA che continua ad uscire dall'ugello è tutto normale, tranquilli. Quando volete cambiare il filamento, schiacciate velocemente 2 volte sul pulsante di scarico e il filamento comincerà ad uscire dalla penna automaticamente. Dopo qualche secondo il motore si ferma da solo. Prima di inserire un filamento usato nella penna, assicuriamoci di tagliare di netto l'estremità con un paio di forbici, altrimenti rischiamo di danneggiare la penna stessa, ma soprattutto il motore. Per quanto riguarda la superficie su cui disegnare, nella guida è consigliata una tavoletta di plexiglass di vetro temprato, oppure potete comprare, come ho fatto io, un tappetino apposito in plastica. Vi lascio sotto qua il link in descrizione. Prima di staccare l'alimentatore dalla penna, dopo l'utilizzo, ricordatevi sempre di togliere il filamento premendo 2 volte sul pulsante di scarico. E, anche se il filamento che state utilizzando sta finendo, non esauritelo mai completamente, ma scaricatelo sempre dalla penna.
Oggi su Amazon si trovano molte penne 3D a basso prezzo, si possono trovare anche a 20-25 euro e apparentemente possono sembrare tutte identiche, ma ora vi mostrerò il motivo per cui ho preferito spendere quei 10-15 euro in più per questa penna. Oltre alle istruzioni in italiano e all'ottimo servizio di assistenza clienti, questa è l'unica penna che ho trovato che al suo interno ha un motore in metallo. Lo potete chiaramente vedere qui in alto dove si carica il filamento. Il motore è il componente più importante, in quanto grazie a esso che il filamento scorre fino all'ugello, e siccome sono un tipo abbastanza pignolo, ho voluto comprare una delle tante penne low cost su Amazon per vedere la differenza. E come potete vedere il meccanismo è sicuramente diverso, dentro quella scatoletta infatti ci sono tante rotelline di plastica, infatti il meccanismo è sicuramente più complesso e fragile. Nel caso vi si dovesse otturare l'ugello, cosa che può capitare anche dopo parecchie ore di utilizzo o semplicemente dimenticandosi un filamento nella penna, non preoccupatevi, su Amazon si trovano anche gli ugelli di ricambio. La prima volta che ho provato a disegnare in verticale, vi devo dire la verità, ho fallito miseramente, ma in realtà poi ho capito che è tutto normale, bisogna solo fare un po' di pratica e soprattutto prenderci un po' la mano. Oltretutto anche la regolazione della temperatura può aiutare, in quanto una temperatura più alta farà sì che il filamento di PLA che esce dall'ugello ci metta più tempo a solidificarsi, quindi se volete disegnare in verticale potrebbe essere utile abbassare un pochino la temperatura. Inoltre anche la velocità di estrusione fa il suo, infatti una velocità bassa è più consigliata per fare dei lavori di precisione o di disegno verticale, mentre una velocità alta è più consigliata per fare dei lavori di riempimento in modo da risparmiare tempo. Nel complesso sono rimasto piacevolmente colpito da questo prodotto e sicuramente lo consiglio a tutti coloro che vogliono dar sfogo alla propria creatività. Davvero non ci sono limiti a quello che si può fare, pensate che in alcuni video ho visto riparare oggetti come sedie ed utensili per la casa con solo l'utilizzo di questa penna. Inoltre credo che per un bambino di 8-10 anni sia un ottimo passatempo che aiuta a sviluppare la capacità di progettazione e stimolare l'immaginazione spaziale, soprattutto in un'epoca dove la realtà si è appiattita su smartphone e schermi piatti. Per questo video è tutto, fatemi sapere qui sotto nei commenti se anche voi avete acquistato la penna 3D e come vi siete trovati. E noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao ciao!